socio che riceve a casa la comunicazione perché appunto fa parte della graduatoria delle seconde assegnazioni, può vedere all'interno della comunicazione qual è il canone di godimento previsto per l'appartamento e qual è l'importo legato all'apporto finanziario in fruttifero da versare prima di entrare nell'alloggio. Nel senso, il nostro regolamento prevede un canone di godimento che è legato all'utilizzo dell'appartamento e un apporto finanziario in fruttifero che è una somma prevista solo per gli appartamenti che hanno meno di 30 anni, che deve essere versata dal socio in cooperativa e viene depositata in un libretto in fruttifero. Questa somma viene restituita in base alle modalità previste dal regolamento. In ogni fabbricato della cooperativa Adossa è attivo un gruppo di soci che coadiuvano il lavoro della cooperativa e collaborano con noi per la gestione ordinaria dei fabbricati, indicendo le riunioni dei soci assegnatari e mantenendo i contatti con la cooperativa. Allora, noi in questo periodo, telefonicamente siamo sempre raggiungibili nei giorni lavorativi dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30. Mentre per avere maggiori informazioni presso i nostri uffici o per prendere un appuntamento, noi riceviamo i giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30.